Benvenuti al Museo Nazionale Ferroviario di Pietarsa. Questo è il museo unico nel suo genere, è il museo più importante d'Europa per la collezione ferroviaria custodita e per quella esposta, per le innovazioni tecnologiche, per la bellezza dei luoghi, per gli spazi aperti, per i giardini, per i grandi padiglioni. Visitare Pietrarsa è un momento di gioia culturale che riempie lo spirito e il cuore di cultura e di ammirazione. Attraverso i padiglioni di questo museo visiteremo e assisteremo all'evoluzione della storia dei trasporti in Italia. Le locomotive a vapore che hanno trasportato centinaia di migliaia di persone attraverso la penisola, nei periodi dell'emigrazione, dell'immigrazione e attraverso le varie città. Uno dei gioielli di questo museo è il treno che percorse il 3 ottobre del 1839 il primo tratto di ferrovia, orgoglio tutto partenopeo e della penisola italica. Il treno univa Napoli a Portici, sede della Reggia dei Borboni. Altro gioiello di questo museo è la carrozza del sovrano, dei Savoia. Siamo nel 1930, è l'occasione del matrimonio di Umberto II con Maria Cosè del Belgio, e il sovrano decide di realizzare un treno unico nel suo genere, una vera e propria reggia viaggiante sui binari del Regno d'Italia. In occasione di quelle nozze, il treno di 11 carrozze fu realizzato dall'architetto Casanova in stile Liberty, un treno pieno di stucchi in oro zecchino, con dei tavoli e del mobilio in mogano unico nel suo genere, tappeti delle nostre manifatture, lampade di Murano. È un vero e proprio genio. E la carrozza numero 10, il salone ristorante, è custodito in questo museo ed è meta di persone e di visitatori che ci raggiungono da ogni parte del mondo per vedere questo gioiello unico. La grande dimensione di questo museo, 36.000 metri quadrati affacciati sul Golfo di Napoli, con di fronte Capri, Sorrento, Ischia, fa sì che sia un luogo di grande bellezza e di grande tranquillità. Potete vedere qui alle mie spalle il padiglione delle locomotive a vapore, un gioiello di questo museo che è 5.000 metri quadri. Qui tutte le locomotive esposte col loro colore nero per proteggersi dalla fuliggine hanno dato lustro alla storia del trasporto e sono qui dopo centinaia di migliaia di chilometri a raccontare la loro storia. Altri gioielli in questo museo sono i plastici e i modelli per la gioia dei ragazzi. Ci sono dei modelli lunghissimi, animati, si può vivere la vera e propria vita della circolazione ferroviaria attraverso sistemi di modellismo. Altri gioielli sono le littorine. Questo treno littorina per il primo viaggio da Roma a Littoria è il treno che nel periodo del ventennio univa quindi Roma a Littoria, l'attuale Latina. Era un'evoluzione del treno, si passava da un treno pesante trainato da carrozze ad un treno leggero, col motore diesel, con delle forme eleganti, con un design della forma del treno. Pietrarsa è anche il grande centro degli eventi. Qui a Pietrarsa ogni persona può vivere il proprio momento ludico, culturale o personale o privato nella gioia e nella magnificenza della storia dei Borbone, dell'Unità d'Italia e della Repubblica.